perfetto. Allora diamo inizio alla conferenza stampa. Ha chiesto di effettuare la prima domanda Franco Segreto, del Corriere dello Sport. Prego, Franco. Ok, grazie, grazie. Buongiorno mister, ben arrivato a Cosenza, buongiorno al direttore sportivo Goretti e al dottor Delier. Volevo chiedere questo mister, che impressione ha avuto brevemente di questo gruppo dopo solo 3 allenamenti? Perché noi praticamente abbiamo capito questo gruppo, sì il vecchio che il nuovo, di cosa può soffrire, nel senso che è una squadra che abbiamo visto poco determinata in campo, una squadra che fa pochi gol, tant'è che è l'ultimo attacco del campionato insieme a quello del Pordenone. Ecco, la sua impressione dopo 3 allenamenti. Grazie. Allora, ho trovato un gruppo molto disponibile al lavoro, quindi già partiamo con un piede giusto. Sono intimoriti perché sono 3 mesi che non riescono a vincere, quindi li ho trovati un po' sfiduciati. Gli ho detto che riparte un nuovo campionato, che il nostro obiettivo è salvarci anche attraverso i play-out all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Quindi bisogna avere pazienza, lavorare con la testa sgombra, seguire il nuovo allenatore, perché hanno scelto un nuovo allenatore. Secondo me è una squadra che ha tantissima qualità, tanta qualità, ha bisogno di tirare fuori cattiveria agonistica, cattiveria, furore, per andare anche a cercare le palle sporche, perché in Serie B molte volte si vince con le palle sporche. Se riusciremo a miscelare queste due cose, sono convinto che questa squadra può togliersi qualche soddisfazione, con tanta sofferenza, perché siamo in un momento di difficoltà, perché se è cambiato l'allenatore un po' di difficoltà ci saranno, però a me non mi spaventa questa situazione, perché sono venuto perché conoscevo il direttore, conosco parecchi giocatori e so che c'è un materiale che si può lavorare con grande impegno, con grande sudore, come ho detto ieri ai tifosi. Non prometto sicuramente vittorie, ma prometto che i miei giocatori usciranno dal campo avendo dato più di tutto, perché sennò avranno difficoltà a entrare negli spogliatoi. Finita la partita. Anna Franchino, utente Europa Network. Mister, noi ci siamo sentiti prima della sua firma, diciamo, sul contratto. Io le avevo chiesto, insomma, se era stato contattato da qualcuno per venire a Cosenza. Lei mi aveva detto, insomma, che c'era stata una mezza telefonata. In più mi ha parlato già della squadra, che le aveva dato una buona impressione vedendola magari le partite dall'esterno. Ancora dopo questi 3 allenamenti la stessa impressione? E soprattutto ho visto che ieri ha avuto un confronto anche con la tifoseria, ha, diciamo, promesso che questa squadra butterà sangue fino all'ultima giornata, ecco. Sì, guarda, grazie. Ho un'impressione veramente molto positiva, mi hanno accolto forse anche troppo bene. Non sono il salvatore della patria, io darò a disposizione alla gente, alla società, al mio presidente, ai miei giocatori la mia esperienza, e quindi l'accoglienza di ieri mi ha trovato impreparato, mi ha anche un po', diciamo virgolette, un po' commosso, perché non me la sarei aspettato, e quindi ancora di più mi ha fatto capire di aver fatto la scelta giusta di essere venuto qua, e quindi darò il massimo per cercare di portare a termine questa missione difficile, perché è un'impresa, perché in questo momento ci sono 3 squadre che lottano per, diciamo, il paradiso, poi un po' più lontano quelle difficili da arrivarci. Ci sono delle partite ancora abbastanza dove si può fare punti, però noi dobbiamo mettercela tutta. Quindi sono contento di aver fatto questa scelta. Ribadisco che secondo me questo gruppo ha dei valori. Il direttore e la società a gennaio hanno fatto una buona squadra. È chiaro che ci sono dei piccoli difetti, quindi vi hanno sistemati, non è che in 3 giorni riesco, però comunicazione, ci sono 3 o 4 che non conoscono l'italiano, già faccio fatica a parlare l'italiano io, figuri questi che non sanno neanche l'italiano, quindi bisogna comunicazione, non gli arriva diretta, tramite qualcheduno che gliela dice, quindi questo è un piccolo problema che hanno avuto anche gli altri allenatori, quindi ho cercato subito di intervenire, e quindi c'è da lavorare, però a me il lavoro non mi spaventa, quindi è chiaro che ha poca opportunità di lavorare settimanalmente, ogni 3 giorni devo preparare una partita. Pippo Gatto, Cosenza.com. Salve mister, benvenuto a Cosenza. La prima domanda ovviamente sull'avversario, ostico, forte sulle
fasce sugli esterni, non a caso Iannao gli ha portato i 3 punti, e questa catena che funziona molto bene, Parigini e Gatto, ovviamente che hanno i cambi, quindi la gamba continua per tutta quanta la partita. Che partita può essere? Poi una curiosità, da quanto tempo sta seguendo il Cosenza? Allora, io sono onesto, il Cosenza l'ho visto, seguito una partita con il Brescia per motivi familiari, e lì mi ha fatto un'ottima impressione, secondo me ha fatto un'ottima partita col Brescia ed è finita 0-0. E sono stati bravi, perché quando sono stati 10 contro 10 poteva prevalere forse un po' più la spregiudicatezza del Brescia, che è in una situazione di classifica migliore. Invece sono stati bravi. Poi l'ho rivista in qualche partita a spezzoni con l'altro mio figlio, perché per stare aggiornato. Poi nell'ultimo, quando c'è stata una telefonata, ho fatto un full in me, ho guardato il Cosenza, quindi i giocatori. A oggi ne ho sbagliati 2 quando li richiamo, quindi sono stato anche bravo su questo. Sono 28, quindi abbastanza bravo. E la catena delle fasce del Como è molto forte. Come hai detto, i cambi manterranno la gamba allo stesso livello. Ma siccome noi siamo con l'acqua, non dico alla gola, ma qua, che se c'è un'onda affoghiamo, e noi dovremo battere colpo su colpo, quindi la stanchezza per noi non deve esistere. Se esiste la stanchezza, cercherò di urlargli dietro per fargli capire che bisogna aumentare ancora di più, lavorare sulla stanchezza. Il sacrificio per il Cosenza deve essere maggiore. Non esiste più l'io, da quando, cioè anche prima sarà stato, da quando sono arrivato io non esiste l'io, ma esiste il noi. Prevale su tutti, su me, sui giocatori, sui direttori, il Cosenza. Io farei di tutto per far prevalere il Cosenza. Quindi se dovrò fare anche la sostituzione, gliel'ho detto, dopo 10 minuti la faccio per il Cosenza. Quindi su questo credetemi. Davide Franceschelli, mediatore della TV. Buongiorno mister, le rinnovo il benvenuto qui a Cosenza. Io volevo approfondire un attimino il discorso tattico, perché naturalmente quando ho saputo che lei veniva qua ho chiesto un po' ai colleghi di Cremona, e loro mi hanno detto che lei avrebbe tendenzialmente preferisce il 4-3-3, anche se a Padova ha giocato col 3-5-2. Ieri le ho visto fare un 3-4-3 con il Cosenza, con la squadra che quando non è in possesso palla fa il 4-5-1. Quindi le vorrò chiedere se questo è il suo modulo definitivo o se è il primo approccio, perché insomma, magari parlando con il direttore sportivo Goretti, le ha detto che forse la squadra si esprime meglio con una difesa a 3. E poi le volevo chiedere cosa ne pensa dell'attaccante Lorà, perché il ragazzo è sembrato nelle prime uscite che abbia un po' più difficoltà a giocare spalla alla porta, invece abbia più facilità a giocare come seconda punta in appoggio a una punta vertice. Grazie del benvenuto, sono chiaro. Io la notte studio, quindi dopo il primo allenamento ho provato il 3-5-2 e sono 6 mesi che lo fanno, quindi ho detto, dici 3-5-2 ormai gli viene automatico. Ma siccome io non voglio essere bravo io, ma ad essere bravi i giocatori del Cosenza, per mettere le condizioni di esprimermi meglio, poi anche confrontandomi con le caratteristiche del direttore, giovedì notte ho detto devo provare qualcosa di nuovo, e ho provato, come hai detto, il 3-4-3. Se non lo facciamo uscire, forse il Como ci trova impreparato, vabbè, però va bene lo stesso, perché voi dovete essere ammiellati. Io ieri ho provato il 3-4-3, credo che sia un abito giusto per questi giocatori, e quindi ho detto questa squadra qui, come hai detto, io ho giocato in tutti i sistemi di gioco, ma non vince il sistema, vince come i giocatori interpretano quello che tu gli dici. Quindi io ho detto, non voglio sembrare bravo io devo essere bravo a far rendere i giocatori per il bene del Cosenza. Quindi ho detto, c'ho tanti esterni bravo, Caso la seconda punta, ma ho visto che si allargava sempre, allora ho detto lo metto là. Milico secondo me ha delle quali importanti, l'ho messo esterno. Come dici te, Laura, se gioca prima punta o seconda con le spalle girate è meglio provarlo o prima o esterno. Ho provato questo e ti dico, si è aperto un mondo, perché secondo me ho visto anche negli occhi dei giocatori forse qualcosa di, non di nuovo, un sistema di gioco che non avevamo provato,
una cosa nuova, come quando dai un giochino a un bambino nuovo che gli piace maneggiarlo. E oggi abbiamo proseguito su questo. Siccome non nascondo le carte, vi dico che Laura non è convocato e ha avuto un problema, è stato male, ha cominciato a rigettare, e sembrava anche diarrea, cioè, sai, col tempi che corrono qui appena c'è qualcosa o c'hai anche un'unghia incarnita Covid, quindi ho detto l'abbiamo messo via, quindi non è convocabile. E quindi ho provato il classico giocatore che gioca da punta centrale, che è l'Arrivé, che secondo me, se portiamo un giocatore come lui in condizioni che abbiamo pazienza, è un ottimo giocatore. Ci manca Gori, che è un altro giocatore che secondo me quando è lì è un ottimo giocatore. Chiaro che l'Arrivé, visto in queste due partite, avrà 60 minuti, ma io ho detto io finché non tocca le ginocchia per terra non ti levo. No, Cagliari l'ho avuto, ecco, lui è andato, io sono arrivato, l'ho avuto per due partite, me ne ha scazzottati due o tre, poi è andato via e me l'avrei tenuto. E gli si è spostato solo Cosenza? Buongiorno mister, buongiorno. Piacere di conoscerla, benvenuto. Secondo me, io le volevo porre questo quesito, la nostra squadra ha un difetto grosso che è quello della personalità, perché non si è vista durante tutta questa parte del campionato se non in momenti sporadici. Ecco, come si può fare per dargli la consapevolezza, per fargliela acquisire? E poi abbiamo una rosa di 31 elementi, non pensa che questo possa creare qualche problema di equilibrio all'interno della squadra? Grazie. Allora, il carattere dipende da me, cioè io tutti i giorni, ieri l'avete visto l'allenamento, io faccio un'ora e mezzo che li martello nelle orecchie, quindi se non lo fanno sanno che la domenica non scendono in campo, quindi il carattere glielo darò col mio input della voce, con allenamenti a grande pressione, con questo. Poi è chiaro che piano piano si crea la mentalità di aggredire, di personalità. Come si crea? Anche con i risultati, perché chi gioca e fa risultati è spontaneo. Quando tu hai 3 mesi che non vinci, anche il più grande giocatore perde fiducia. Ma io gli ho detto che perdo io e vincono loro. Quando perdo è colpa mia perché non sono stato in grado di trasmettere le idee giuste. Quindi è responsabilità mia. Quindi gli ho levato un po' di pressione. Quindi quello. Fatto dei 28 giocatori. Io ogni giorno faccio delle scelte. Sono temporanee. Domani ce ne saranno 11 che scendono e 5 che entrano. 4 sono rimasti a casa o più. E chi non si adegua, per me, non è che fuori dal progetto, io devo guardare il Cosenza, per me la priorità è il Cosenza, quindi se ti dico di pedalare, pedala, poi chi è bravo? Se io individuo uno della primavera, che so che mi può far vincere una partita, io non ci metto un secondo a buttarlo dentro, perché per me in questo momento il Cosenza è superiore a qualsiasi giocatore o allenatore che in questo caso sono io. Walter Leone, tifo Cosenza, Gazzetta dello Sport. Intanto benvenuto mister, ha una domanda, credo che abbia già risposto, perché volevo proprio chiederle questo, che generalmente le squadre hanno sempre, riflettono sempre quello che è il carattere dell'allenatore, per cui diciamo che a questa domanda mi ha già risposto precedentemente, ha risposto precedentemente. Se non prendono un po' il mio carattere vuol dire che sono invecchiato. Punto. No, le volevo chiedere a proposito di questo, di cattiveria agonistica a cui lei faceva riferimento prima, analizzando alcuni dati, il Cosenza nelle ultime 7 partite, se non ricordo male, ha creato più occasioni da gol, creato i presupposti per occasioni da gol, molte di più rispetto alle 15 precedenti. Può essere un motivo di agonistica che manca per concretizzare queste cose? E poi la seconda è una curiosità, ma mi deve essere sincero, si aspettava la telefonata del direttore Goretti? Allora, siccome sono sincero, io mercoledì, avete già da martedì o mercoledì? Martedì? Quando io... Mercoledì, quando loro hanno giocato che hanno perso col Perugia, io ero a vedere Spal Regina, poi guardavo il telefonino, ha perso, mi dispiaceva il Cosenza, ma perché il direttore non prova a chiamarmi? Giuro, dentro di me e con il mio preparatore, ma Dio, ma perché sono diventato così scarso io, che... e ci speravo, quindi sono
sono sincero, vedi, quindi per me dentro di me, quando sono tornato a casa, ho detto chissà se domani arriverà la telefonata. Io sono partito a luna di notte in macchina per arrivare qua, quindi avevo una voglia tremenda. Sull'altra cosa, credo che in questo momento, come hai detto te, si creano tante situazioni da gol. La prima cosa in questo momento voglio inculcarli, siccome io passo per difensivista, non prendiamo gol. Poi siccome creare le create, io non ve le posso togliere questo, voglio creare un'identità forte, dove quando prima di arrivare a tirare in porta al Cosenza faranno una fatica estrema. E quindi quello non glielo tolgo, però gli voglio creare una mentalità di lavorare da squadra, non singolarmente, perché secondo me i gol, gli ultimi che hanno preso, sono stati più non errori da squadra, individuali. Quindi noi dobbiamo ragionare da squadra. Grazie. Francesco Mannarino, Calabria Diretta News. Mister, benvenuto. Complimenti intanto, perché più che una conferenza stampa pre-partita con la tattica in campo, stiamo assistendo forse ad una seduta psicologica generale e complessiva. Comunque, ci sono così abituati, poi qualche volta ci abitueremo. Anzi, a parte la battuta, mi ha colpito molto, anzi, quel passaggio che ha chiesto a noi giornalisti di stare vicini, di giocare tutti per la stessa maglia, perché mi sembra un passaggio assolutamente importante. Perché io credo che il bene del Cosenza sia superiore anche a voi, a qualsiasi altra cosa. Perché noi diventiamo allenatori di Serie C e voi siete giornalisti di Serie C, quindi credo che ci sia una piramide importante: presidente, società, staff tecnico, giocatori, tutti insieme, e giornalisti e tifosi, aggiungere, e tifosi. No, certo. Aggiungere anche no, tifosi, è chiaro che poi dopo arrivava i tifosi, che è una componente fondamentale. Certo, arriva alla domanda, assolutamente, certo. Condivisibile tutto, quindi complimenti anche per questo. Senta, si è fatto invece un'idea sui punti da raggiungere per la salvezza? A me le tabelle non mi piace farle, però è chiaro che come tutti gli allenatori dobbiamo essere lì. Se adesso guardo quello che abbiamo fatto nelle ultime 13 partite, abbiamo fatto la media di 0,4, cioè andiamo sotto in Serie C già, neanche primi, secondi, quindi dobbiamo essere bravi a recuperare. Penso che visto l'andamento del campionato, 41-42 bisogna arrivarci per almeno assicurarci play-out. 43-44 vorrebbe dire il paradiso fuori dai play-out. Tanto noi conserviamoci il 41 ed è viaggiare a una media di 1,580, quindi tanta roba, però noi ce la dobbiamo mettere tutta. Noi fino all'ultimo dobbiamo tanto mantenerci quel salvagente di guardare le ultime tre, di non essere presuntuosi, mantenere quella sicurezza. Poi se siamo bravi a agganciare, perché io credo che in 15 partite si possa anche agganciare quelle che in questo momento pensano di essere sicure, come noi pensiamo di essere sicure avendo 7 punti, dico, da quella penultima. Quindi invece no, io guardo un po' dietro, ma io guardo avanti, non guardo quelle dietro, quindi possiamo agganciarle, però bisogna cominciare a macinare. Domani cominciamo a mettere qualcosa dentro la nostra classifica. Giocare bene, giocare male, io cosa dico? Conta nell'impatto, poi avremo il tempo di dire cosa vuol dire giocare bene e giocare male. Lunedì si dice ha giocato bene, ma hanno vinto. Martedì, hanno vinto. Mercoledì, che bravi, hanno vinto. Quindi cominciamo a fare dei punti, poi come, non lo vediamo. Ok? Ancora mister per lei, Mario Ferrantino. Buonasera mister, benvenuto. Buonasera. A Cosenza. Quanto è importante, secondo lei, per centrare un obiettivo così difficile, in questo caso la salvezza, avere ancor prima che calciatori di valore, uomini di valore? Fai una domanda a uno che forse non segue il calcio attuale. Io ribalto la situazione, sono più importanti gli uomini che i calciatori. Tanto qui, se sono qui, perché vuol dire che i calciatori lo fanno, non è che vanno a giocare a tennis come vanno a giocare io. Quindi dico, sono calciatori. L'importante è l'uomo, fondamentale. Io gli ho chiesto la disponibilità totale, non li insulterò mai, però ho chiesto la disponibilità. Se chiedo uno che deve attaccare la bandierina per far vincere il Cosenza, lui deve attaccare la bandierina, e quindi è quello che deve fare. Non c'è, ma io farò brutta figura, non mi interessa niente. Ho detto, te fai quello perché spero di individuare le contromosse per far vincere il Cosenza, per farla arrivare alla salvezza. Quindi gli uomini sono fondamentali. Su questo ti dico che dentro là siamo a buon punto,
perché ho trovato un gruppo tutto disponibile. 28 giocatori sono tanti, il direttore è stato bravo a creare un gruppo importante, poi le uscite e entrate non è compito mio, nel calcio attuale è difficilissimo, perché far spostare uno destra non è facile adesso. E io ho detto, c'è una selezione, Darwin diceva, se non, la giraffa non allungava il collo, moriva. E noi dobbiamo essere, se nessuno mi corre dietro, mi giro, se ne rimangono tanti, farò con quelli che ho. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buongiorno e benvenuto a Cosenza. Le volevo chiedere, ci può raccontare la gestazione della trattativa con Eugenio Guarascio? Si è risolta comunque in poco tempo? E poi volevo sapere se la presenza di Zaffaroni alla Mezzia Terme in concomitanza l'ha condizionata in qualche modo. Su questo faccio riferimento alla sua sincerità. Ti ho perso un po' prima, come è stato il mio colloquio con il presidente? La trattativa, il colloquio con Guarascio, come è filato via? Allora, mi dispiace per Zaffaroni, non voglio entrare in merito, non lo so. Io non lo sapevo neanche, ti dico la verità. Io sono venuto giù con tutte le mie valigie, convinto di essere, cioè di convincerli al presidente, a loro, di diventare allenatore del Cosenza. Penso che in 5 minuti io ho trovato l'accordo col direttore. 5 minuti. Sono venuto giù con 2 persone, ci siamo messi lì a lavorare, giro sempre in tutto del Cosenza, quindi non ci ho messo poco. Penso che se c'era Zaffaroni da parte, mi dispiace, non lo so. Mi trovi impreparato su questo? No, la società ha voluto fare come succede sempre, a volte il colloquio con 2 allenatori, uno di questi era sotto contratto, quindi sono susseguiti prima l'uno poi l'altro e alla fine ci siamo riuniti, abbiamo diciamo ognuno espresso le sue idee e siamo venuti a quella che era una conclusione, la scelta dell'allenatore. Ma la cosa più normale che succede in tutte le società del mondo, assolutamente, anzi. In alcuni casi c'è anche l'opportunità, diciamo, è frequente che invece di 2 siano 3, siano 4. Cioè, dipende da se uno c'ha la telecamera che sta lì a vedere quando arrivano oppure no. Almeno quando, ti dico la verità, mi hanno detto di venire giù, ho preso la macchina, sono venuto e ti ero convinto di diventare allenatore del Cosenza. Se no, fare 6 ore e mezza di macchina a 1 di notte, non sarei partito, però penso che esprimere la mia voglia, cioè io avevo voglia di venire a Cosenza, cioè non è, io, per me arrivare qui era una cosa importante, non l'ho presa come vado là a prendere, non vado alla ricerca dei soldi a 56 anni, di un progetto, certo che è un'impresa sportiva e a me mi piacciono le imprese sportive, a me piace vincere, che non vuol dire vincere il campionato, questo è, se noi ci salviamo è come aver vinto un campionato. Per me, come tutti. Penso, Scusi, mister. Se non l'ha detta, vincesse la Champions League. Ecco. Alfredo Nardi, Il Quotidiano del Sud. Salve, mister, benvenuto. Salve, mister, benvenuto. Allora, la partita di domani, andando sul pratico, come va affrontata? E poi una domanda tecnica, una mia curiosità. Nell'eventuale 3-4-3, che tipo di compiti lei solitamente attribuisce ai 2 centrocampisti centrali? A partire da domani, cioè, non posso dire quello che faccio, no, lo dicono, arriva a Como e non li trovo impreparati. No, è chiaro, abbiamo fatto per cercare di coprire bene il campo, perché loro sfruttano moltissimo le fasce laterali. E se giocando con 3 centrocampisti fagli fare tutte le volte 30 metri, 1, 2, 3, 4, prima o poi mi salta uno, quindi fai fatica a arrivare. Loro giocano con 2 centrocampisti, ognuno al suo, uno contro uno, e ce la giochiamo. Penso che sia normale. Il calcio sta diventando molto uno contro uno, non dico in tutte le zone del campo, nella zona di competenza. Se io ho un centrocampista davanti, è il primo che c'ha la palla, lo vado ad attaccare, non ho paura di confrontarmi. Noi non dobbiamo avere paura di confrontarsi nell'uno contro uno, non dobbiamo scappare indietro. Non sarà una squadra altissima la mia, però quando arriviamo nella nostra zona di competenza dobbiamo andare a prendere la palla prima possibile, più veloce, non aspettare dentro la nostra area. Certo, non li vado a prendere la loro area, non ho le caratteristiche, né io mentalmente, ma neanche i miei giocatori. Quindi ho fatto degli accorgimenti, ma quando ce l'ho a tiro
chi c'è lì bisogna andarla a prendere. Ultime domande, Pier Giorgio Giorno, il DOT. Sì, salve mister e benvenuto. Già le domande sono state sviscerate dai colleghi. Avevo due curiosità. Una, se non erro, se la memoria non mi inganna, è la prima volta che lei viene ad allenare una squadra del Sud. E quindi volevo capire qual è stata la motivazione che l'ha spinta. E poi il contratto di solo 4 mesi. Cioè, è strano che un allenatore accetti solo per 4 mesi, oppure c'è... In cantiere che qualora il Cosenza dovesse salvarsi poi si può aprire poi un allora, discorso, grazie. Bene, sono due curiosità giustissime. È la prima volta, se consideriamo Cagliari non sud, vabbè, però vabbè, isola, va qui. Allora, la prima volta, quindi volevo confrontarmi con un clima caldo, cioè clima caldo vuol dire non il sole, clima caldo come ieri, io non mi aspettavo un'accoglienza così. E ti dico, ieri sera ai miei amici e mia moglie ho fatto la scelta più giusta che potevo fare, perché ho trovato una società organizzata, sono rimasto stupefatto, organizzazione, ho trovato un calore dove gente, chi lavora intorno al Cosenza non lo fa per timbrare il cartellino, ma perché è il primo tifoso, partendo dal magazziniere a quelli che, ai signori che aprono il cancello, sono tifosi. Che ancora i nomi non me li ricordo perché ho fatto fatica i giocatori, quindi ho visto gente che quando ti fa una cosa te la fa col cuore. Siccome io sono così, anche se sono del nord di montagna, evidentemente mi avvicino più a loro. Quindi ho detto, mi si è aperto un mondo che sono stato ben felice di venire. Seconda domanda, tanto dobbiamo fare un'impresa sportiva per salvarci. E quindi io ho detto, non voglio mettere una clausola sul contratto. Se loro saranno contenti del mio operato, indipendentemente se arriverò alla salvezza, io sarei contento di rimanere qui e aprire un ciclo. Ma molte volte tu fai un'impresa, e siccome mi è capitata anche da altre parti, rimani forzato, ma sopportare me un altro anno è dura. Perché io sono pesante, pesante, perché chiedo sempre una partecipazione totale. Perché secondo me quando noi facciamo questo mestiere, è vero che noi ci alleniamo un'ora e mezza, due con me, e già è tanto, io pretendo anche fuori, chiamo giocatori tutti i giorni, adesso poi sono anche sfortunati, adesso stanno lì dove sto io, quindi l'incontro, stiamo mezz'ora a parlargli di tattica, di come si affrontano le partite, quindi è pesante, quindi se vedo che non riesco più a incidere, perché devo essere vincolato da un contratto? Se invece le cose sono piacevoli come stanno adesso, perché non possiamo aprire un ciclo? Tanto prima facciamo un'impresa sportiva. Io spero, ti dico la verità, perché questi 3-4 giorni mi hanno fatto tornare indietro 10 anni di gioia di tornare al campo. Mister, tanti tifosi e tanti giornalisti. Aldo Morelli, Corriere di Calabria. Salve mister, benvenuto a Cosenza. Io le volevo chiedere e sapere che aria si respira nello spogliatoio, che ambiente ha trovato, nel senso c'è un gruppo squadra convinto e deciso per raggiungere la salvezza, oppure c'è qualche elemento che ha visto che si è in un certo modo, tra virgolette, arreso? Allora, è chiaro che il clima era di pressione, una parola troppo grossa, di sconforto, perché è da ottobre che non riusciamo a vincere e quindi facciamo fatica i giocatori a essere contenti, però io gli ho cercato di togliere, non c'è un giocatore, anzi ti dico da ieri, da venerdì, che non è partecipe, quindi nessuno si tirerà indietro, è la stessa storia, è le stesse cose che ti ho detto prima, chi non si adeguerà a me, piano piano, e io mi giro indietro, è la legge dei grandi, della selezione naturale. Io voglio gente che per il Cosenza si butta nel fuoco, quello che ho detto ai tifosi. Poi non è detto che si vince, però io voglio gente, dovremo fino all'ultimo provare per vincere. Sarà come? Giocando bene, non lo so, però dobbiamo trovare. Quindi se c'è qualcuno che non è fatto fuori né dalla società né da me, sarà perché lui non riesce a stare dietro di me ai miei regimi di motore. E quindi sono le classiche selezioni naturali. Quindi da 28 diventeremo 27, poi una volta 26, ma io non li escluderò quei due. Se vogliono rientrare, la porta del treno è sempre aperta, starà assolutamente a loro. Prego, un attimo solo. Scusi, si continua a parlare di 28 calciatori, non erano 31.
No, io il portiere non mi conto. Io e il portiere che non sono di movimento, non esistono, che sono calciatori. Svelato l'arcano, perché sennò no, poteva senso, essere un equivoco. No, i calciatori, il portiere devono solo parare e avere le mani. Quando cominciano a giocare troppo coi piedi, per me, mamma mia, ecco, già questo. Perfetto. Capite che non faremo 300 passaggi. Grazie al mister. Grazie. Adesso andiamo verso no, Como. Cercate di fare qualche domanda anche al direttore. Ah, niente, tutto a posto. Vabbè, posto.